a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale e bentrovati ad un nuovo video. Secondo video di quella che ormai è la playlist Cruise Ship Experience, quindi un'altra esperienza che si aggiunge al mio bagaglio e a quelle che sono le esperienze che voglio raccontare sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, ciao a tutti, sono Mattia e su questo canale racconto appunto esperienze attraverso le quali si può lavorare e allo stesso tempo viaggiare il mondo o addirittura viaggiare il mondo gratuitamente. Potete trovare tutte le mie playlist nella sezione playlist del mio canale. C'è appunto l'esperienza da ragazza alla pari, c'è appunto l'esperienza da expat a Londra, c'è l'esperienza da animatore turistico, da fuori sede a Milano, insomma potete trovare tantissime informazioni. E invece questo appunto è la playlist, il video, un altro video dedicato a quella che è l'esperienza della nave da crociera, perché tra pochissimo tempo, ancora non posso dirvi quando, nonostante io lo sappia già, mi imbarcherò per il primo contratto su una nave da crociera. Vi lascio il video dell'annuncio qui. Comunque, iniziamo subito. Ho cambiato un po' il setup perché stare seduto sul letto non mi piaceva più, mi dà un senso di, non lo so, più professionalità in questo modo. Volevo fare un piccolo disclaimer che in realtà contiene due disclaimer. Il primo è il fatto che io non parlo a nome della compagnia Disney Cruise Line, che è appunto la compagnia per la quale andrò a lavorare, la compagnia che mi ha assunto. Questa è la mia personale esperienza, quindi non ha nulla a che vedere direttamente con Disney Cruise Line. E il secondo disclaimer che faccio a tutte le persone ansiose, ansiolitiche come me: non tutti i processi sono uguali, quindi non impanicatevi se qualcosa non va esattamente per come sto dicendo, perché ovviamente le cose possono cambiare, varia da città in città, varia da caso in caso. Qui con me ho sempre comunque il mio amato Mac, che mi guiderà perché sono prolisso e perché mi perdo nei miei discorsi, quindi ho qui quello che devo dirvi, e quindi se certe volte guarderò qui è proprio per questo motivo. Allora, il 13 ed il 14 marzo sono stato a Roma per ottenere il mio C1D visa, quindi questo visto del quale vi parlerò tra un attimo. Perché sono andato a Roma? Io vivo a Milano, però purtroppo per una questione di esigenza, per esigenze di tempi stretti sostanzialmente, la compagnia mi ha chiesto di avere un appuntamento più in anticipo rispetto a quello che appunto mi avevano offerto a Milano, e quindi ho deciso di andare a fare l'appuntamento all'ambasciata americana di Roma. Ma avevo in mente di vloggare in realtà, quindi di portarvi con me in giro per Roma, però una volta partito ero già iniziato nel mood di vlog contro vlog, però una volta arrivato a Roma ho detto: Mattia, concentrati, devi ottenere questo visto, fai foto, fai video, dopo le metterai nel video finale. Infatti troverete foto e video di me a Roma in questo video. Ma iniziamo subito a parlare di quello che è il C1D visa. Io ho qui davanti a me la pagina appunto dell'ambasciata americana, e quindi vi leggerò, proverò a tradurvi simultaneamente quella che è la descrizione del C1D visa, che vi scriverò comunque qui o qui da qualche parte. Allora, il C1D transito / crew member visa è appunto una combo di due visti sono utili per coloro i quali vogliono lavorare sulle navi in generale, non solo navi da crociera, e sugli aeroplani, quindi sugli aerei, come appunto crew member per le normali operazioni, per il normale servizio, e ovviamente per transitare in quelle che sono le acque o comunque il territorio americano. Quindi questo è un po' il quadro generale di quello che è il C1D visa. Come funziona l'application process per il C1D visa? La maggior parte, quindi direi il 95% del visto lo otterrete online, o meglio, tutta l'applicazione appunto va fatta online. Vi chiedo di attendere i vostri recruiter, la vostra agenzia, coloro i quali vi seguiranno in quello che è l'onboarding process. Non andate sul sito dell'ambasciata, ecco perché non vi metterò il link qui sotto. Non andate sul sito dell'ambasciata e fate il visto da soli, perché nel 99,9% dei casi non riuscirete ad ottenerlo per un motivo che vi spiegherò
tra poco. Quindi la primissima cosa che dovete fare è attendere istruzioni da parte della compagnia, dell'agenzia, di chiunque stia seguendo il vostro onboarding process. Nel frattempo si sta scaricando la ring light, ma va bene così, dettagli. Praticamente dovrete registrarvi sul sito per ottenere un modulo che si chiama DS160. È appunto un modulo che vi chiederà tutte le informazioni generali, quindi come vi chiamate, da dove venite, quando siete nati, che lavoro fate, che lavori avete fatto, insomma informazioni generali anche su quello che è il vostro criminal background. Quindi vi chiederanno informazioni sul se avete mai compiuto appunto crimini di ogni natura e genere, se siete stati negli Stati Uniti in maniera illegale, quindi senza un visto. Insomma, vi faranno un paio di domande alle quali dovete rispondere ovviamente onestamente. E dopo questo DS160, quindi questo form, vi verrà inviato tramite email e vi servirà per l'appuntamento. Quindi compilatelo per bene. Nella compilazione di questo form, appunto, vi verrà richiesta di inserire una foto come la fototessera, diciamo, però con un formato particolare che vi dirà direttamente il sito. E nulla, e dopo appunto passiamo a quella che è la seconda parte dell'application process. Dopo aver creato il vostro form, dovrete registrarvi su un altro sito, che è appunto il sito dedicato al visto di per sé, all'interno del quale appunto dovrete inserire il reference number che sarà sul vostro DS160 e dovrete sostanzialmente pagare quella che è la retta di $160, che sono circa 140 euro. Nel mio caso, quindi nel caso di Disney Cruise Line, questo costo mi verrà rimborsato una volta sulla nave, quindi conservate le ricevute perché appunto nel caso in cui dovesse essere rimborsabile la compagnia ve lo comunicherà ed è necessario che vi mostriate quella che è l'effettiva ricevuta. Una cosa che stavo dimenticando un po' su quello che è il DS160 è che all'interno di questo dovrete inserire quelle che sono le informazioni relative alla vostra compagnia. Quindi dove è appunto la base della vostra compagnia, la nave, il codice IMO della nave, chi è la persona responsabile nel caso in cui voi per qualche motivo dovreste sbarcare prima del termine del contratto, chi si occuperà di rimpatriarvi, quindi tutte queste cose. Ecco perché prima vi dicevo dovete attendere la vostra compagnia, perché vi daranno loro tutte queste informazioni. E basta, questa era una piccola parentesi che avevo dimenticato di aggiungere prima. Dopodiché dovrete selezionare quella che è una data per l'appuntamento. In Italia ci sono diverse ambasciate americane, adesso non ricordo tutte, però sicuramente c'è a Roma, c'è a Firenze, c'è a Milano, basta, credo, a Palermo. Può essere, non lo so, comunque trovate tutte le informazioni sul sito, quindi non preoccupatevi, vi diranno appunto quelle che sono disponibili, quali sono le date disponibili e quant'altro. Quindi dovrete prenotarvi il vostro appuntamento e recarvi appunto all'appuntamento. Partiamo appunto dall'outfit. Io avevo letto online che per quanto riguarda l'appuntamento del C1 di visa bisognava presentarsi in business attire, quindi cosa significa? Per gli uomini giacca, cravatta, per le donne invece un abito, magari un paio di tacchi, non intendo tacchi a spillo, però insomma un abbigliamento molto elegante. Devo dirvi però per esperienza personale che a parte il capitano di una compagnia aerea che aveva la divisa e quindi era in giacca e cravatta, ero l'unico stupido ad avere questo outfit. Quindi andate sicuramente vestiti bene perché fa tanto anche la presenza, però non preoccupatevi troppo di quello che è l'outfit, non andate in tuta, magari mettete un maglioncino, una camicia, un pantalone, però non andate super tirati come ho fatto io. Presentatevi all'ambasciata con largo anticipo perché ci sarà molto probabilmente da attendere, vi faranno attendere prima fuori, almeno così è stato nel mio caso.
Dopodiché vi chiederanno di spegnere i dispositivi elettronici, di riporli all'interno di una busta, entrerete dentro, passerete attraverso il metal detector come è in tutte le situazioni di sicurezza, insomma in questi posti un po' particolari come lo è anche il tribunale per esempio. Appunto, riporrete i vostri oggetti personali all'interno di un armadietto, dopodiché vi recherete all'interno della struttura stessa. Nel mio caso è successo tutto all'interno di un'unica stanza, il che non mi è piaciuto tantissimo perché non c'era tanta privacy. La prima cosa da fare è stata recarsi ad uno sportello. In questo sportello sono andato per consegnare il mio passaporto, mi hanno chiesto conferma del visto che avevo, per il quale avevo applicato, scusate, e mi chiedessero anche la foto, la stessa che avevo caricato sul sito, però sarà perché l'ho caricata sul sito, sarà perché non lo so, non mi hanno chiesto la foto, però voi portatela, seguite tutte le istruzioni che appunto vi vengono date sul sito, perché vi diranno tutto ciò che c'è da portare. Dopodiché mi sono messo in fila e ho assistito con molta ansia agli appuntamenti per la richiesta del C1 di visa e di altri visti americani di tante altre persone. L'ansia saliva perché ci sono state persone alle quali è stato rifiutato il visto, magari non parliamo proprio di questo visto in particolare, però diciamo che un po' d'ansia c'è. State tranquilli perché in realtà poi quando mi sono trovato davanti al console americano ho trovato davanti un uomo molto molto carino, molto simpatico, che ha cercato di mettermi a mio agio. L'unica cosa che mi ha chiesto è stata appunto nuovamente la conferma. Ha chiesto una letter of employment, oppure un certificato, un contratto, un qualcosa che attesti che voi effettivamente state andando a lavorare per questa compagnia per la quale avete fatto richiesta, cioè le compagnie che avete inserito all'interno della vostra richiesta del DS-160. Quindi ho dato loro una lettera che mi aveva mandato Disney tempo fa. E quindi nulla, poi lui mi ha chiesto come mai scelto di andare a lavorare per le navi da crociera e io ho detto il motivo, abbiamo riso un po' su questa cosa, sul fatto che si lavora tanto ma si guadagna tanto e basta. Sostanzialmente mi ha chiesto se ero mai stato nel Regno Unito, in America, e questo è quanto. Dopodiché mi ha dato un pezzo di carta con scritto il tuo visto è stato approvato, ha tenuto con sé il mio passaporto e nulla, in questo pezzo di carta c'erano scritte le istruzioni, che poi in realtà sono le istruzioni che trovate anche al termine della vostra registrazione una volta pagata la tassa. Cosa succede con il vostro passaporto? Il vostro passaporto può impiegare fino ad un massimo di 14 giorni, se non sbaglio, ad arrivare, e ci sono due modalità di consegna. La prima è quella attraverso DHL, presso un DHL Hub, quindi sostanzialmente un centro DHL. Questa opzione è gratuita, che è quella che ho scelto io. Nel caso di Milano il DHL Hub è a Segrate, quindi sono dovuto andare a Segrate neanche due giorni dopo in realtà per andare a ritirare il passaporto. È ovviamente tracciata e quant'altro perché sono documenti importanti, quindi tranquillissimi. E l'altra opzione invece, ad un costo aggiuntivo di circa 30 euro se non erro, è quella di farvi arrivare direttamente il passaporto a casa vostra con sempre col corriere DHL, sempre con posta tracciata, e c'è la possibilità anche di delegare una persona per ritirare il vostro passaporto. Allora, cercando di nascondere quante più informazioni possibili, questo è il visto, appunto è un visto che attacca in una delle pagine del vostro passaporto, riporta un codice alfanumerico alla base, c'è ovviamente la vostra foto, il nome, il cognome, il posto dove è stato rilasciato, il numero del passaporto, il sesso, la data di rilascio, la data di scadenza, dura esattamente 10 anni, la vostra data di nascita, la nazionalità e la tipologia di visto, quindi appunto in questo caso C1D, e poi c'è un numero che si chiama control number. Ed è carino perché è tutto americanizzato, è figo, cioè è una cosa strafiga. Potete trovare comunque un'immagine del C1D Visa online, non vi faccio vedere il mio per una questione di sicurezza, però C1D Visa ce l'abbiamo, vi daranno anche questo cartellino qua. Sì, C1D, insomma, questo è quanto. Questo è tutto per quanto riguarda l'applicazione e l'ottenimento. Credo, sì, vabbè, insomma,
Questo è tutto il processo per ottenere il C1D visa, ripeto, necessario, a meno che non viviate negli Stati Uniti, per imbarcarsi come crew members su una nave da crociera. Io vi ricordo sempre che potete scrivermi nei commenti se avete dubbi, domande, perplessità, o potete scrivermi direttamente su Instagram cercando Mattia Nalbone, tutto unito, quindi @ Mattia Nalbone. Sarò felicissimo di rispondervi. Come sapete, io racconto sempre la mia esperienza, quindi non sono un esperto, però fa sempre piacere avere qualcuno al vostro fianco, soprattutto in un processo molto lungo e molto stressante come quello dell'onboarding process, che è il processo per poi imbarcarvi sulle navi da crociera. Almeno è stato stressante per me. Vi invito ovviamente a mettere un bellissimo pollice in su sotto questo video e a guardare tutti gli altri video se non l'avete fatto. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati su quelle che saranno le prossime novità, le prossime informazioni relative appunto alla nave da crociera, ma non solo, a tutte le esperienze che porto su questo canale. E basta, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!